Ciao a tutti, io sono Elena ed oggi voglio parlare di CO2 in acquario. Per chi non lo sapesse, CO2 sta per anidride carbonica o biossido di carbonio, un gas inerte, incolore e inodore. Naturalmente la troviamo già in aria, ma in bassa percentuale. È presente anche nei nostri acquari, ma ancora più in bassa percentuale. La CO2 svolge un ruolo fondamentale nelle nostre vasche e in questo video andremo a capire come mai è così tanto amata. Sfatiamo il mito che solo gli esperti inseriscono la CO2. No, è alla portata di tutti. Come mettere CO2 in acquario? Esistono diversi metodi. Quello che più vi consiglio è quello di acquistare un impianto CO2. In commercio ne esistono di tantissimi tipi e di fasce diverse di prezzo. Questo è un video puramente teorico, quindi non andrò a mostrarvi come montare un impianto CO2, perché ho intenzione di registrare diversi video per mostrarvi come montare diversi impianti di diverse marche. Esiste anche il metodo delle pastiglie di CO2 e il metodo della CO2 liquida. Ovviamente realizzerò dei video dedicati su questi due metodi, ma non potevo includerli in questo video perché sarebbe stato un video di 10.000 ore. Alcuni utilizzano anche il metodo fai da te molto low cost del lievito e zucchero. Io personalmente lo trovo un metodo troppo instabile. Dovete starci una marea dietro e comunque non è preciso. Quindi lo sconsiglio principalmente ai neofiti. Perché utilizzare la CO2? Principalmente viene utilizzata per delle piante sane e rigogliose, in quanto è l'elemento fondamentale per la fotosintesi. È utilizzata anche per abbassare il pH, quindi per renderlo più acido, ovvero sotto a 7. È obbligatorio emettere CO2 in acquario? No! In base alle piante che decidiamo di inserire in vasca, dobbiamo capire se è necessaria la CO2 oppure no. Solitamente viene somministrata quando abbiamo un acquario molto ricco di piante a crescita rapida e piante esigenti. Ciò non significa che se abbiamo piante semplici non servirà la CO2. La CO2 comunque aiuta tantissimo. Nel caso in cui avessimo soltanto piante a crescita lenta, però non sarà necessaria. Attenzione però agli acquari con piante solo a crescita lenta, soprattutto l'abbinata piante a crescita lenta con tanti pesci, anche perché sappiamo che i pesci respirano ossigeno e producono anidride carbonica, e avendo tanti pesci producono tanta anidride carbonica, e avendo solo piante a crescita lenta non ne assorbiranno tantissima, quindi il livello di ossigeno nella vasca calerà e ciò potrebbe risultare dannoso per i pesci. E in quel caso, se andassimo anche a mettere anidride carbonica, sarà ancora peggio. Mentre in un acquario ben piantumato le piante assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, ma se non trovano abbastanza anidride carbonica sono un po' bloccate e producono meno ossigeno. Ossigeno utile ai pesci. Spero di essermi spiegata abbastanza bene. Spesso mi chiedete che risultati si ottengono con la CO2. Piccolo esempio. Alle mie spalle c'è il mio Juer Rio 180. Non c'è nessun impianto di CO2 in questo acquario. Di là ho il mio Juer Rio 240, invece con impianto CO2. Ho inserito la stessa pianta in entrambi gli acquari, ovvero la Sagittaria subulata. In questo acquario qui cresce molto lentamente, non forma un pratino fitto e ricco, mentre nell'altro acquario cresce che è una meraviglia. A me personalmente piacciono entrambi i risultati. Dipende un attimino che acquario volete voi. Da che cosa è costituito un impianto CO2? L'impianto di CO2 è composto da una bombola costituita da CO2 compressa. Esistono sia bombole ricaricabili sia bombole usa e getta, entrambe disponibili in diversi formati. È compreso anche un riduttore di pressione, un tubicino che porterà la CO2 dall'impianto all'acquario, un contabolle che ci aiuterà a capire quante bolle al minuto stiamo emettendo nella nostra vasca, e una parte finale che inseriremo nell'acquario alla fine del tubicino che aiuterà a disciogliere la CO2 in vasca, che potrà essere un micronizzatore chiamato anche laporosa oppure un reattore. Che differenza c'è tra il micronizzatore e il reattore? Laporosa serve a frammentare la bolla di CO2 in tante minuscole bollicine affinché si disciolga meglio in acqua. Se invece optiamo per il reattore non avremo bolle che vagano nella vasca, ma bensì un percorso che le bolle seguiranno diventando sempre più piccole
piccole perché nel mentre si scioglieranno in acqua. Le alghe vanno d'accordo con la CO2? Come ben sappiamo, le alghe sono in perenne competizione con le piante. In ogni acquario ci sono le alghe, ma grazie a determinati fattori possiamo tenerle a bada. Come le piante, anche le alghe si nutrono di CO2 e la utilizzano per crescere. Ma le piante sono molto più forti ed evolute rispetto alle alghe, quindi le piante utilizzeranno la CO2 per crescere maggiormente, portando via nutrienti alle alghe che non avranno la possibilità di espandersi. I fertilizzanti invece vanno d'accordo con la CO2? La CO2 aiuta l'assunzione dei fertilizzanti. Come abbiamo detto prima, con la CO2 il pH scenderà e ciò aiuta una buona attività dei chelanti verso i micronutrienti. E aiutando l'assunzione dei fertilizzanti c'è meno rischio per la creazione di alghe indesiderate. Quante bolle emettere? Dobbiamo emettere la giusta quantità di CO2. Non va bene né troppa né troppo poca. Se ne dovessimo emettere troppa, potrebbe essere nociva per i nostri pesci. Un chiaro segnale di quando ne mettiamo troppa è quella di trovare la mattina, quando le luci sono ancora spente, i pesci boccheggiare in superficie. Non va bene metterne nemmeno troppo poca perché sarebbe abbastanza inutile. Non è sicuramente inutile, però non avremo i risultati che vorremmo. Spesso mi chiedete, ho un acquario di 60 litri, ho un acquario di 80 litri, quante bolle devo emettere? Io purtroppo non posso rispondervi perché ci sono tantissimi fattori che influenzano la risposta. Come ad esempio se l'acquario è aperto o chiuso. Se dovesse essere aperto lo scambio gassoso è maggiore. Se la superficie dell'acqua è mossa o meno. Dalla tipologia e la quantità di piante presenti in vasca. Dal litraggio dell'acquario e dalla posizione dell'erogatore di CO2. Come regolare la quantità di CO2 in acquario? Tramite una brugola, successivamente removibile, o una vite. Attenzione, il risultato non è immediatamente visibile. Non aspettatevi un cambiamento improvviso, dobbiamo dare il tempo alla CO2 di passare verso tutto il tubicino fino in acquario. Quindi procedete per piccoli step. Più sarete precisi, più riuscirete a calibrarla al meglio. Come capire se stiamo emettendo la giusta quantità di CO2? Basterà misurare il pH e il KH e confrontarli con questa tabella qui. Facendo ciò riusciremo a capire se stiamo emettendo troppo poca o troppa CO2 o la giusta quantità. A mio parere è un metodo un po' scomodo. Quindi ho optato per il test permanente di GBL, con cui mi ci trovo molto bene, ne esistono di diversi tipi e marche. È un accessorio molto utile che ci indica in tempo reale se la quantità di CO2 è corretta o sbagliata. Basterà come istruzioni mettere 35 gocce del liquido all'interno, successivamente posizionarlo in acquario a circa 10 cm dalla superficie. Il colore del liquido indicherà la quantità di CO2 presente. Giallo, troppo poca CO2, verde, giusta quantità di CO2, blu, troppa poca CO2. Grazie a questo accessorio avremo sempre monitorata la situazione semplicemente guardandolo. Il liquido all'interno ovviamente va sostituito dopo circa un mese, in quanto inizierà a perdere colore, essendo fotosensibile, ma questo dipende anche da quanto sono forti le luci del vostro acquario. L'impianto CO2 va spento di notte o lasciato acceso? Esistono due scuole di pensiero, chi vuole tenerlo acceso sempre 24 ore su 24 e chi invece lo spegne di notte. Ovviamente quando le luci sono spente le piante non fanno la fotosintesi, quindi non necessitano di CO2. Per spegnerlo vengono collegate delle elettrovalvole che vengono collegate ad un timer. Serviranno a chiudere il flusso di CO2 nelle ore notturne. Ancora meglio se le elettrovalvole sono collegate ad un pH-metro. Ovviamente con il metodo delle elettrovalvole andremo a risparmiare CO2, in quanto per tutte le ore notturne non verrà emessa. L'impianto CO2 però può essere comunque lasciato acceso anche di notte. La cosa ideale sarebbe collegare un areatore ad un timer appena le luci si spengono per creare maggiore scambio gassoso. Ciò aiuterà a disperdere nell'aria la CO2 presente in vasca e aiuterà la respirazione dei pesci. Dove va posizionata la CO2, o meglio l'erogatore? È importante che le bolle di CO2 erogate, nel caso dell'utilizzo della porosa, rimangano per più tempo possibile in vasca, quindi dobbiamo avere l'accortezza di creare una corrente tale che si crei un circolo che permetta alle bollicine di percorrere tutta la vasca. È possibile fare ciò direzionando il getto del filtro. Provate a modificare la posizione dell'erogatore finché non trovate il punto perfetto per far ciò. Posizionatelo quasi a contatto con il fondo, deve stare il più basso possibile. Se doveste vedere le bollicine salire in maniera verticale dalla porosa, significa che la posizione non è corretta. La posizione
posizione più gettonata è quella sotto alla fuoriuscita del getto dell'acqua del filtro, ma può cambiare da acquario ad acquario. È costoso avere un impianto CO2? Ovviamente dipende che impianto di CO2 vogliamo acquistare. Solitamente gli impianti si aggirano attorno agli 80-150 euro. Poi ripeto, dipende. Prendete questi dati con le pinze. Dovremo sostenere una spesa iniziale per l'intero impianto e successivamente invece dovremo sostenere soltanto la spesa per la ricarica o comprare direttamente un'altra bombola nel caso delle usa e getta. Ovviamente che sia la ricarica che sia il comprare la nuova bombola non ha un eccessivo costo. Ovviamente dipende anche dal litraggio del nostro acquario. Più avremo un acquario di alto litraggio, più dovremo emettere CO2, quindi più costi sosterremo. In un acquario piccolo la CO2 durerà molto di più. Meglio una bombola ricaricabile o una bombola usa e getta? A impatto ambientale ovviamente è meglio quella ricaricabile. Mi raccomando, quella usa e getta va smaltita nel ferro. Quella ricaricabile è più economica nel lungo tempo. Quella usa e getta è più dispendiosa, ma non avrà bisogno di collaudi o revisioni. Infatti le bombole ricaricabili devono fare una revisione ogni 5 anni e un collaudo ogni 10 anni. In ogni caso informatevi sul periodo perché può cambiare anche negli anni, a quello che è in vigore in questo anno che state guardando il video. Come calcolare le bolle al minuto? Basterà guardare il contabolle, avviare il timer e contare quante bolle fuoriescono in un minuto. Consigli! Tenete sempre una bombola di scorta piena, carica, per sostituirla all'attuale, in quanto quando la bombola di CO2 finisce è meglio ricaricarla o sostituirla al più presto, per alterare il meno possibile i valori dell'acqua. Mi raccomando, pulite periodicamente il micronizzatore con uno spazzolino, affinché le bolle vengano erogate sempre nel modo corretto. Controllate che non ci siano alghe su di esso. Inoltre, attenzione al movimento superficiale. Più l'acqua in superficie sarà movimentata, più la dispersione della CO2 sarà maggiore. Inoltre vi ricordo che la CO2 è fondamentale per una buona crescita delle piante, ma bisogna fornire anche una fertilizzazione adeguata, oltre che a una buona luce. Quindi la combo CO2, fertilizzazione e luci vi donerà delle piante stupende. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Mi raccomando, iscriviti a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video e attiva la campanella. Seguimi anche sul mio Instagram aquarium-stardust e sul mio canale Telegram. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!